avermi dato nuovamente fiducia, me l'ha data 2 anni e mezzo fa quando sono stata nominata assessore nel comune d'Arezzo. Abbiamo portato avanti lo slogan "prima gli italiani", che non è solo uno slogan perché l'abbiamo applicato nel governo locale. Prima gli italiani per noi è la regola. Abbiamo iniziato la campagna elettorale qui ad Arezzo, dove c'è stato uno dei più grossi disastri bancari della storia. Una sfida importante, a me tocca, una sfida contro i big della politica, ma non abbiamo paura perché noi siamo la politica per la gente e tra la gente, per cui ci sfideremo fino all'ultimo perché noi vogliamo portare in alto il nostro paese, Arezzo, la Toscana e tutta l'Italia. Grazie. Brava Tizi. Ma prima di tutto io vorrei ringraziare Claudio Borghi e Matteo Salvini, io facciamogli un applauso perché se lo meritano di cuore. La battaglia nostra, io ve lo dico in regione, questa grande sfida qual è? È la differenza nel pensiero. Noi ci alziamo la mattina e pensiamo agli italiani. In regione basta vedere che cosa fa il PD, si alza la mattina e pensa come aiutare gli immigrati. La differenza tra noi è quello, è come ci alziamo la mattina. Noi pensiamo agli italiani e loro pensano a come integrare gli altri. Questa è la grande differenza, il risultato di quello che hanno fatto è di fronte a noi. Eccolo qui, un disastro. Grazie e buon lavoro a tutti. Allora, cerchiamo di essere chiari. Questa campagna elettorale non è uguale alle altre, o adesso o mai più. È l'ultima possibilità che abbiamo di dimostrare che si può cambiare. Questa città ha già dimostrato qualcosa, perché in questo momento è governata dal centrodestra e penso che i risultati, come ha detto Tiziana Nisini, anche semplicemente a livello di simboli, si vedano. Perché mentre dalle altre città tutto è esattamente come prima, almeno per quei piccole cose che si possono fare dalle amministrazioni locali, come per esempio l'assegnazione sulle case popolari, la differenza c'è stata. Ma non si riuscirà mai a cambiare veramente se non si arriva al governo. L'unica persona che può far veramente la differenza è un governo Matteo Salvini. Tutto il resto sarà esattamente la prosecuzione di quello che abbiamo visto. Un declino costante, continuo, una disoccupazione devastante, il continuo furto dei risparmi dei cittadini, lasciare le persone senza pensione con la Fornero, senza risparmi con il bail-in e senza lavoro per le regole europee. Questo è quello che ci hanno portato e veramente stiamo parlando di una riduzione di un territorio che era fra i più ricchi, fra i più belli, fra i più beneficati d'Italia, grazie all'ingegno dei toscani, grazie all'ingegno degli aretini, grazie alla loro voglia di lavorare, umiliato, saccheggiato. Bene, adesso basta, qui abbiamo la possibilità di far vedere la differenza. Per il collegio uninominale Senato, da una parte abbiamo una persona giovane che ha dimostrato di saper fare, una persona che ha dimostrato di avere a cuore gli italiani come Tiziana Nisini, e dall'altra parte abbiamo Nencini, un vecchio arnese della politica che non si sa neanche da che parte sia venuto qua, perché questa era una specie di scialuppa per disperati. Hanno trattato la Toscana come una scialuppa per disperati che avevano paura di perdere la poltrona. Bene, facciamogli un buco in questa scialuppa, facciamogli vedere finalmente che ci si ribella da tutte le parti, che ci si ribella a Siena, che ci si ribella ad Arezzo, che ci si ribella a Grosseto, facciamo vedere che a Pisa, che a Livorno, facciamo vedere anche a Lucca, facciamo vedere in tutte le città della Toscana che è finita qua per il Partito Democratico, che hanno rubato abbastanza, che hanno fatto sparire troppi soldi, che hanno impoverito questa terra quant'altri mai. E arrivano e hanno anche il coraggio di dire che hanno salvato le banche. Ma hanno salvato le banche che cosa? Che devono scappare a Bolzano, perché se no neanche buona per fare il burattino. Bolzano! Neanche buona per fare il burattino qua! Bravo. E invece scappano a Bolzano. Bene, mi spiace, ma la differenza questa volta la vedrete, e la vedrete e come. Le nostre idee sono radicali, flat tax,
pagamento di tutti i debiti con i cittadini, con i mini bot, ordine, fine dell'immigrazione, rimpatrio dei clandestini. Questo è l'Italia che ci sarà, e sarà un'Italia diversa, dove ritornerà al lavoro e dove il risparmio sarà risarcito. Perché questa città aspetta dei risarcimenti, non aspetta delle parole. E aspettano i risarcimenti anche gli azionisti, perché gli azionisti di Banca Etruria, che sono i grandi dimenticati da questo sistema dei risarcimenti farlocchi, hanno bisogno di essere ristorati, perché sono stati ingannati da OPA false, da informazioni false, da indicazioni false che dicevano che la banca era solida e che inducevano la gente a investire. Non era così. Quindi con noi ci saranno risarcimenti e lavoro, ma non è che lo diciamo così tanto per dire. Ogni volta che noi andiamo al governo, quello che promettiamo lo facciamo, e in questo caso lo faremo, e la persona che lo farà e che ci porterà avanti con l'energia e la faccia che ci mette per venire qua subito, perché gli altri vanno a Bolzano, Salvini arriva qua a testa alta, è lui, ed è Matteo Salvini il nostro capitano. Grazie. L'ultima volta che venni qua, proprio in questo posto, speravo, chiusi l'intervento dicendo: spero che io non debba tornare, perché la politica avrà fatto quello che deve fare, e quindi i risparmiatori truffati, gli imprenditori truffati, i cittadini truffati saranno stati risarciti, quindi io tornerò ad Arezzo per occuparmi di altro, per occuparmi di lavoro, per occuparmi di ambiente, per occuparmi di scuola. E invece torniamo qua perché abbiamo la testa dura. Questo è un simbolo: qualcuno scappa e qualcuno ci mette la faccia. Io mi vergogno di un partito che sta governando da 6 anni, che manda a Bolzano e a Lampedusa la signorina Boschi perché ha vergogna di farla vedere in casa sua. Io mi vergogno, e mi spiace per i cittadini di Bolzano e di Lampedusa, che non si meritavano questa sciagura, però sapranno scegliere loro, come hanno scelto gli aretini, sceglieranno. Ecco, no, questo è vero, bisogna mettere in sicurezza le casse di risparmio in Sicilia, in Trentino, Alto Adige, perché non si sa mai cosa può succedere. Quindi, no, scherzi a parte, perché c'è poco da scherzare. Qua c'è un programma. Io ripeto quello che ci eravamo impegnati a fare, perché poi in campagna elettorale tutti promettono tutto. Qua i soldi per risarcire azionisti e obbligazionisti ci sono. I governi italiani della sinistra hanno portato in Europa 50 miliardi di euro per salvare le banche degli altri, e il nostro governo andrà a riprendersi una parte di questi soldi, perché non è possibile che gli italiani debbano pagare per salvare le banche dei tedeschi e dei francesi con i loro soldi, e quando c'è bisogno di quei soldi a Vicenza, ad Arezzo, a Siena, quei soldi non sono nella nostra disponibilità. E quindi noi torneremo in Europa a testa alta e senza il cappello in mano. Qualcuno deve pagare, e io penso anche chi doveva controllare non ha controllato, e a Banca d'Italia, che dovrà tornare sotto il controllo pubblico, e chi sbaglia paga. E i conti correnti vanno assolutamente garantiti, perché adesso questi, temo che la prossima fregatura dalle azioni e dalle obbligazioni si possa spostare ai conti correnti, perché l'aglia che arriva dall'Europa è questa. E siccome ad esempio in Germania c'è la garanzia statale illimitata sui conti correnti, qua in Italia iniziano a dire: ma è garantito il risparmio fino ai 100.000 euro. E poi chi vivrà vedrà, ma poi neanche quei 100.000 euro sono garantiti, perché non c'è una garanzia statale, ma c'è una garanzia di un fondo non meglio identificato. Ragazzi, quindi hanno tassato tutto il tassabile sulle case, sugli uffici, sui negozi e sui capannoni. Hanno tassato il risparmio, hanno azzerato il risparmio. Qua non si tratta di avere delle idee geniali di campagna elettorale. Si tratta di rimettere al centro, come diceva Tiziana, gli italiani. Vi par normale che ieri sui giornali, oggi non so se qua ad Arezzo aveva più spazio, ma nei telegiornali ieri sera era una notiziola fra 5, 6, denuncia dell'Interpol,
A ottobre sono sbarcati 50 terroristi islamici coi barconi in Italia. Dicono che non è vero, e non si sa dove sono. Ecco, io mi impegno a usare a marzo, se scegliete la Lega, quei barconi e quegli aerei da riempire e da riportare in Africa, da dove questa gente è arrivata. Perché non se ne può più. Non se ne può più. Quindi, in bocca al lupo, saranno giornate impegnative, io conto su di voi, perché veramente siamo lì. Manca un centimetro e facciamo il miracolo, e poi per 10 anni ci guadagneremo la fiducia vostra e di chi è a casa, dimostrando che noi passiamo dalle parole ai fatti. Stamattina sono partito da Roma, poi Arezzo, poi nel pomeriggio Torino. In serata vado ospite da Michele Santoro, evviva, siatemi vicini, pensatemi con affetto. Domani mattina ho i mercati a Milano, poi vado a Rimini, poi vado a Forlì, poi finisco a Verona, sabato a Bologna, e non mi annoio perché c'è in ballo il futuro dei nostri figli. Io chiedo a voi di essere in questi 30 giorni questo megafono, parlando con gli amici, con i colleghi, con i conoscenti, con gli aretini, con i fiorentini, con quelli che dicono: sì, è vero, Salvini c'ha ragione, ma tanto non voto, perché tanto un ce la fa e tanto gli mettono i bastoni fra le ruote. Ragazzi, o adesso o mai più, perché se non vinciamo adesso e vince qualcun altro, votano lo Ius Soli, regalano la casa, il lavoro e il diritto di voto a qualche milione di immigrati, e poi saremo noi italiani gli stranieri in Italia. Quindi dipende da voi. Dipende da voi. Io ogni giorno sono felice perché ci sono dimostrazioni di affetto che mai mi sarei aspettato, e quindi vuol dire che stiamo parlando, oltre che alle teste, stiamo parlando anche ai cuori. Io chiedo alla gente fiducia sulla persona. Come si vota? Basta cercare il simbolo della Lega, è tutto già stampato sulla scheda, basta mettere la croce sul simbolo della Lega e si va avanti. E a me piacerebbe eleggere i parlamentari in Toscana per la prima volta, perché ad esempio Tiziana è stata attaccata, è stata intervistata da alcune televisioni nazionali perché si è permessa di fare una cosa che per qualcuno è razzismo e per me invece è buonsenso e legittima difesa. L'abbiamo fatta ad Arezzo e la facciamo in tutta Italia. Se vinciamo, vengono prima gli italiani. Se ho una casa popolare, la do prima a un italiano rispetto a chi è arrivato l'altro ieri. E questo vale per i contributi pubblici, il bonus bebè, il bonus affitto. L'emergenza in Italia non sono gli sbarcanti, sono i 4 milioni di italiani disoccupati. Avete visto i telegiornali ieri sera con quel frescone di Renzi che diceva: la disoccupazione diminuisce, c'è tanta gente che lavora. Poi vai a guardare, milioni di questi posti di lavoro sono pagati 2 o 3 euro all'ora, hanno contratti di 15-20 giorni e stanno in catena di montaggio. Questi servi delle multinazionali vogliono trasformare le donne e gli uomini in robot. Io andrò a visitare un'azienda, una multinazionale, che mette probabilmente il braccialetto elettronico al polso dei lavoratori per controllarli quando vanno in bagno. Vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? E c'è sui giornali oggi, c'è sull'ANSA. Sto parlando di una multinazionale dove ti spremono, ti sfruttano, e dopo un po', quando hai dato quello che dovevi dare, ringraziano, saluto e ti accompagnano a casa, perché tanto c'è un nuovo schiavo da mettere in catena di montaggio. Ecco, io non voglio un futuro di schiavitù per i nostri ragazzi che poi scappano alle domande: ma perché i giovani italiani scappano all'estero? È perché qua o ti propongono uno stage finto di 6 mesi gratis o un contratto di 3 euro all'ora, oppure se poi vai altrove. Noi perdiamo i nostri ragazzi, perdiamo i nostri pensionati che vanno all'estero per pagare meno tasse, e ci riempiamo di balordi che poi vanno in giro per le nostre città a far casino dalla mattina alla sera. Quindi non è esattamente un cambio eco. Quindi in bocca al lupo, non a me, prima la signora là al negozio, davanti al negozio, mi ha detto: Salvini, salvaci. Ho detto no.
sbagliate a pensare se io possa salvare qualcuno. Io sono uno di voi e siete voi che dovete decidere se avete voglia di salvare i vostri figli e il vostro paese oppure no. Se volete io mi ci metto, ho le spalle larghe, ho tante suole di scarpe da consumare e posso aver tanti difetti, però quello su cui non mi possono attaccare è l'onestà, il coraggio e la libertà. La Lega non dipende da niente e da nessuno. E nella sede di questa banca noi ci vogliamo entrare a testa alta, chiedendo che chi ha sbagliato paghi e chi è stato truffato venga risarcito con soldi che, ripeto, ci sono, non vanno inventati, ci sono. Quindi sono ben contento di essere partito da Arezzo, perché i simboli sono importanti. C'è un partito, il PD di Renzi, che prende la Toscana come mucca da mungere e una volta incassato il malloppo scappare per spenderlo da altre parti e manda Madamigella Boschi scappando a candidarsi a Bolzano e a Lampedusa perché giustamente hanno vergogna di farsi vedere dai loro concittadini, e invece la Lega per Arezzo sceglie candidati di Arezzo. In bocca al lupo e riprendiamoci questo paese, ve lo chiedo per favore. Viva Arezzo, viva la Lega e viva la Toscana. Calma, ragazzi.